Salve a tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test della corde di Brock, che è un test particolarmente ambientale per rilevare le follie da un punto di vista estremamente qualitativo e non quantitativo. Questo metodo va a sfruttare la diplopia fisiologica per rilevare la follia, quindi interrompere tra virgolette la visione binoculare. Fondamentalmente il target durante il test è la corda di Brock stessa, una corda bianca molto lunga che viene fatta passare attraverso delle palline colorate, solitamente sono 5-6 se non 7 anche massimo. E praticamente un cavo della corda viene tenuto dall'esaminato posto sotto al naso e l'altro capo viene tenuto dall'esaminatore. Le palline poi vengono disposte in base alla distanza alla quale viene valutata la follia. Se praticamente voglio valutare la follia a distanza di lettura abituale, questa distanza è di 38 cm, allora avrò una pallina posta a 38 cm e solitamente due palline, diciamo, flanker, quindi una più distante dall'esaminato e l'altra più vicina all'esaminato. Poi il primo step per iniziare la rilevazione delle follie è chiedere all'esaminato di fissare la pallina centrale e di riferire cosa sta vedendo. Per effetto della diplopia fisiologica lui dovrebbe vedere, dovrebbe avere una doppia percezione della corda e delle palline, tranne della pallina che sta fissando, perché ricade praticamente nell'area di palmum e non viene vista doppia. Quindi le due corde, le due percezioni si andranno ad incrociare formando una X. Poi il secondo step praticamente è di farci riferire, se non c'è la presenza di questa X, che tipo di percezione ha. Potrebbe dire che c'è una Y oppure c'è una lambda o una Y capovolta. In quel caso c'è una soppressione, quindi può essere nello spazio distale o prossimale rispetto al punto osservato, e potrebbe essere dell'occhio destro o del sinistro in base al tratto della corda che scompare. Poi il terzo step è quello di farci dire l'incrocio delle due corde, dove può essere esattamente sulla pallina che sta fissando e quindi ci sarà un'ortoforia. Può essere vicino, insomma prima, in quel caso ci sarà una eso, oppure può essere dopo la pallina e in quel caso ci sarà una exoforia. Poi solitamente il test della corda di Brock finisce qui, ma possiamo anche detrarre altre informazioni ampliando questo test, ad esempio facendoci riferire se i tratti della corda appaiono tutti uguali oppure c'è qualcuno ad esempio che è in dissolvenza, in quel caso magari c'è una sospensione. Oppure se appaiono alla stessa altezza da terra e quindi in quel caso avremo informazioni sulla sua proiezione spaziale. Il test della corda di Brock tuttavia può essere fatto a qualsiasi distanza, sia a distanza prossimale che a distanza abbastanza elevata dall'esaminato. Questo spesso avviene nello Sport Vision e quindi nella preparazione degli atleti da un punto di vista visivo, e quindi dello Sport Vision, che è una branca del training visivo. Oppure può essere fatto in qualsiasi direzione, non solo nella direzione di fissazione primaria ma anche in altre direzioni oblique, ad esempio verso il basso, in convergenza, eccetera, in vari modi, insomma è molto 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 flessibile come test e dà tante informazioni, però solo da un punto di vista qualitativo. Quantitativo purtroppo non ce ne dà. Dunque questo è tutto per quanto riguarda il test della corda di Brock. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto video. Bella OPTO-STYLE.